quasi 6.000 cittadini della fascia dai 69 ai 79 anni che si sono prenotati nelle 300 parrocchie dell'isola. Supermercati chiusi per Pasqua e lunedì dell'Angelo in Sicilia, una categoria che non ha smesso di lavorare sin dall'inizio della pandemia senza garanzie e soprattutto ancora senza vaccino. Semplificazione per gli interventi di edilizia scolastica e per il funzionamento della formazione professionale, borse di studio per le specializzazioni di area medica e sanitaria sono i principali provvedimenti approvati dall'ARS nella legge di stabilità. Intensificati i controlli del territorio di Palermo per evitare assembramenti di persone e spostamenti non consentiti in occasione delle festività pasquali. A Corleone i carabinieri hanno confiscato beni per un valore di 1,5 milioni di euro al boss Calogero Lobue. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di sabato 3 aprile. Come avete sentito dai titoli, 77 prenotati alla Cattedrale di Palermo per ricevere la dose di AstraZeneca. Sono 5.867 cittadini della fascia di età dai 69 ai 79 anni che si sono prenotati nelle 300 parrocchie dell'isola, rispondendo così all'iniziativa prevista dal protocollo d'intesa siglato tra la Regione e la Conferenza Episcopale Siciliana. Innanzitutto speriamo di non fare molto tardi, quindi la gente non stancarsi ad attendere lunghe code, ma il numero di prenotati qua in cattedrale è di 77, quindi sarà anche più facile far defluire un po' questa fila. Poi sono anche scaglionati durante la giornata, prenotandosi alle persone indicavamo anche un orario. È un'iniziativa che la Regione Siciliana ha intrapreso con la Conferenza Episcopale Siciliana. Perché, come ha dichiarato il Presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Cristina, vuole essere un segno di speranza da offrire alle persone in questo tempo di Pasqua. Farsi prossimo agli altri, solidali con gli altri, con questa angoscia che tutti ci portiamo dietro con la pandemia. Proprio perché Papa Francesco domenica scorsa, durante l'Angelus della Domenica delle Palme, ha detto che l'anno scorso eravamo più scioccati e quest'anno siamo più provati. Ecco, vogliamo uscire davvero da questa prova e per uscire da questa prova dobbiamo vaccinarci più rapidamente. Questa occasione di questi centri vaccinali in tutta la regione in questo giorno di Sabato Santo può essere un'occasione per accelerare i tempi per quanto sarà possibile. È un segno. Ma lo aspetto da quando hanno aperto le prenotazioni per gli ultra settantenni, quindi ho preferito farlo qui per non fare la coda alla Fiera del Mediterraneo in ospedale. La dimensione più umana e più civile, direi. Lo sto facendo perché, come ho detto ad altri signori, uno è coscetto, diversamente ti limita a fare delle attività, a fare certe cose. Parliamo ancora di vaccini, consegnate 105.000 nuove dosi di AstraZeneca in Sicilia. 105.000 vaccini AstraZeneca in Sicilia, destinati alle farmacie ospedaliere di Giarremi, Lazzo, Enna, Palermo, Erice, Casasanta, Siracusa, Ragusa, Augusta, Agrigento e Caltanissetta. Salgono così a circa 400.000 le dosi anti-Covid recapitate nei centri dell'isola dall'inizio delle forniture. Il Corriere di Posta Italiana gestirà oltre 3.100.000 forniture su tutto il territorio nazionale. Posta Italiana ricorda che la dose vaccinale è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso i canali messi a disposizione dall'azienda, la piattaforma prenotazioni vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato telefonando al numero verde 800 009 966 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 esclusi sabato e festivi, i 687 sportelli ATM Postamat e attraverso la rete dei 2300 portalettere operanti sull'isola. Resta inteso che le prenotazioni sono subordinate alla disponibilità di slot stabiliti dai centri vaccinali. Qualora in fase di richiesta non fosse possibile procedere, si consiglia di riprovare nei giorni successivi, quando le istituzioni comunicheranno nuove disponibilità. Intanto è scattato il via per le vaccinazioni nelle 300 parrocchie in Sicilia. Sono 5.867 cittadini della fascia dei 69-79 anni che si sono prenotati rispondendo all'iniziativa prevista dal protocollo d'intesa siglato tra il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e la Conferenza Episcopale Siciliana, che prevede l'utilizzo dei locali delle parrocchie siciliane come punto vaccinale di popolazione. Nelle parrocchie di Palermo
Terme provincia dovrebbero essere vaccinate 1.339 persone, 716 solo nel capoluogo. Anche la cattedrale di Palermo ha allestito un centro vaccinale. Abbiamo bisogno della certezza dei dati per poter prendere le decisioni conseguenti. Il sindaco di Palermo, Leluca Orlando, lancia l'ennesimo appello alle autorità sanitarie e invita i cittadini a restare a casa. È stata una settimana pesantissima nella quale purtroppo si è data l'immagine di un'assoluta precarietà nel garantire la certezza dei dati. In un sistema nel quale in base ai dati si fanno le scelte, in base ai dati si dispongono le chiusure piuttosto che le aperture, si dispongono le misure che servono a tutelare il diritto alla vita, ripeto alla vita, questo sicuramente è un fatto molto pesante. E mentre il processo farà il suo corso, la città di Palermo si costituirà parte civile, noi non possiamo aspettare però fra 3 anni, 4 anni o 5 anni di sapere se qualcuno era penalmente colpevole o era innocente. Abbiamo bisogno di avere dati certi subito, è la ragione per la quale mi sono rivolto al Ministro della Salute e al Governo regionale perché garantisca finalmente la certezza dei dati. Poi ci atterremo ai dati, ma senza certezza dei dati tutto resta uguale, al suo contrario e rischia di passare una grande sfiducia, se mi posso permettere. Con i dati che già ci sono c'è motivo per essere veramente allarmati. Vi prego tutti, sabato, domenica, lunedì, restate a casa, nei giorni di Pasqua restate a casa, è il modo migliore per poter avere una possibilità in più di vedere più vicino il momento nel quale torneremo a vivere finalmente questa nostra bellissima città. L'augurio che io faccio è quello di tornare a vivere la nostra bellissima città, a dimostrare il nostro amore per Palermo, ma occorre ancora questo sacrificio, ancora un ennesimo sacrificio, ma siamo all'ultimo miglio perché finalmente i vaccini stanno arrivando e comincia a vedersi la fine del tunnel. Lei è pronto a chiedere dopo le vacanze di Pasqua un ulteriore proseguimento della zona rossa per la città? Io sono pronto immediatamente a chiedere che scatti il colore che spetta in base ai dati scientifici, soltanto che questi dati scientifici esigo, chiedo, pretendo che siano seri e non fallocchi. Supermercati chiusi per Pasqua e lunedì dell'Angelo in Sicilia, una categoria che non ha mai smesso di lavorare sin dall'inizio della pandemia, garantendo i servizi senza garanzie e soprattutto ancora senza vaccino. Filcams, Fisascat, Wiltux sono le organizzazioni sindacali confederali che seguiamo appunto il settore del commercio. Abbiamo già da tempo messo in campo diverse azioni a tutela dei lavoratori del settore. Diciamo che sono persone che non si sono mai fermate di lavorare, che al di là delle preoccupazioni e del rischio che correvano anche nel periodo di pandemia dell'anno scorso, ma anche adesso in cui vediamo un innalzamento dei casi mostruoso, ecco, sono quelle persone che stanno continuando a fare il loro lavoro assicurando a tutti la possibilità di acquistare gli alimenti, ma tutto questo non è stato apprezzato dalle istituzioni. Devo dire che, e questo proprio mi rammarica, non aver valutato e valorizzato il lavoro di queste persone che stanno facendo dei servizi essenziali. Motivo per cui abbiamo proclamato lo sciopero per le giornate di Pasqua, Pasquetta, 1 maggio e 25 aprile, proprio per dare un segnale forte, ma il segnale forte deve arrivare soprattutto perché le istituzioni non hanno capito quanto sia importante che vengano considerate persone, categoria di persone, di lavoratori che hanno il diritto ad avere il vaccino, perché sono in prima linea. Ecco, stanno facendo dei servizi importantissimi, stanno evitando quel caos o quel rischio di acquisto a mercato nero dei cibi. Cioè, vi rendete conto se i lavoratori nei supermercati si fossero fermati preoccupati per sé e per la loro famiglia, quello che sarebbe successo? E allora, noi abbiamo scritto una nota al Presidente della Regione, all'ANCI, alle associazioni datoriali, a tutti quanti, uno chiedendo la chiusura nei giorni festivi, chiedendo anche di accorciare la fascia oraria, quindi durante la settimana, da lunedì al venerdì,
chiudere un po' prima, chiudere le domeniche, anche quello è contrasto alla pandemia, ma non siamo stati ascoltati. Di positivo invece abbiamo registrato che un gruppo di aziende, ma sono aziende siciliane, sono dei competitor che tra di loro hanno deciso di sposare la nostra causa, quindi Pasqua e Pasquetta resteranno chiusi e anche loro, unitamente alle organizzazioni sindacali, stanno chiedendo che la categoria dei lavoratori al commercio, soprattutto quella alimentare, vengano vaccinati subito. Non sono lavoratori di serie B, sono lavoratori che stanno facendo servizi essenziali e questa è l'occasione per mandare ancora una volta un appello alle istituzioni. Riflettete sull'opportunità di vaccinare il personale dei supermercati, che non solo è a garanzia dei lavoratori, ma anche a garanzia di tutti quanti noi che ogni giorno andiamo a fare la spesa. Semplificazione per gli interventi di edilizia scolastica e per il funzionamento della formazione professionale, borse di studio per le specializzazioni di area medica e sanitaria sono i principali provvedimenti nell'area dell'istruzione e della formazione del governo Musumeci su proposta dell'assessore Roberto Lagalle approvati dall'ARS nella legge di stabilità. Vediamo. Grazie alle leggi di sistema, rispettivamente sull'istruzione e sulla formazione professionale che il governo Musumeci aveva proposto e varato nel corso del 2019, quest'anno ci siamo sostanzialmente limitati a proporre delle importanti norme di semplificazione, sia per quanto riguarda il funzionamento della formazione professionale, concedendo agli enti la possibilità di anticipazioni sul dovuto da parte regionale, ma anche facilitando ed esternalizzando alcune fasi dei controlli. E ulteriormente sull'istruzione abbiamo istituito un fondo di rotazione sull'edilizia scolastica che favorisce i comuni ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione più tempestiva delle opere finanziate dalla Regione. L'estensione delle risorse regionali a favore delle scuole di specializzazione di area medica, che quest'anno sono state estese anche alle scuole di specializzazione di area sanitaria, così includendo, e vorrei dire finalmente, anche i biologi e i laureati non medici che operano nella sanità all'interno di rimborsi mensili per l'attività formativa svolta. Addio alla tassa governativa per le agenzie di viaggio, un capitolo di bilancio dedicato alle residenze artistiche, contributi per le sale cinematografiche e le imprese dello spettacolo e aiuti per le società sportive siciliane. Sono tra le principali misure contenute nella legge di stabilità proposta dall'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Manlio Messina. Siamo riusciti a consolidare i capitoli di bilancio per quanto riguarda tutte e tre le deleghe rispetto a quelli dell'anno scorso senza nessun taglio. Questo è un dato importante sia per i teatri, per il settore dello sport, per i disabili e quindi abbiamo raggiunto certamente un obiettivo che ci eravamo prefissati grazie anche alla sensibilità dell'Assemblea e del Presidente dell'Assemblea. Ricordo lo sport fissando i parametri rispetto a quelli del 2019, quindi lasciando anche in questo caso invariate le risorse, dando i contributi rispetto alla graduatoria del 2019, quindi aiutando in questo modo le società sportive. Per i teatri abbiamo fatto la stessa cosa, il RFUS è raddoppiato, quindi contributi per i pubblici e i teatri che si vedranno anche in questo caso raddoppiare addirittura gli investimenti da parte della regione. E poi due norme importanti, credo quella della cancellazione della tassa governativa per le agenzie di viaggio, tanto attesa, e l'istituzionalizzazione finalmente di un capitolo di bilancio per le residenze artistiche che ci consentirà di accedere a finanziamenti del MIBACT, quindi finanziamenti nazionali. Stabilizzazione per i lavoratori del bacino ASU, fondi per la disabilità, contributo per gli stagionali. La finanziaria approvata, afferma l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone, offre una soluzione definitiva al problema drammatico di persone che da 25 anni vivevano nel precariato. La soluzione di un problema drammatico di alcuni lavoratori socialmente utili che da oltre 25 anni vivono una condizione di precariato, 4.571 persone che recuperano la loro dignità, la loro libertà, un posto di lavoro, una serenità vera. È la finanziaria nella quale vengono riconfermate e ampliate tutte le poste a favore
delle disabilità gravissime, dei gravi, grande attenzione al problema dei disabili nelle scuole, ma anche normativamente abbiamo semplificato le procedure per l'accesso alle graduatorie che potranno essere fatte due volte l'anno. E poi le donne, grande attenzione nei confronti delle donne, quelle che si trovano ai margini di una società violenta, le donne appunto vittime di violenza per le quali vi è un grosso intervento in favore delle strutture che le accolgono, ma anche il reddito di libertà, e cioè la opportunità che darà a loro decoro, dignità e autonomia. Forestali, agricoltura, caccia e pesca. La finanziaria quest'anno investe anche su questi settori strategici, facendo ricorso anche alle risorse europee, alleggerendo così il bilancio regionale. La campagna del 2021 dei forestali sarà praticamente pagata con i fondi comunitari. Questo significa qualificare la spesa, perché faremo dei progetti specifici e alleggeriremo notevolmente, ecco, le sorti del bilancio regionale. Per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo appostato intanto la somma che ci garantisce di poter cofinanziare i progetti comunitari del PSR, sono circa 50 milioni di euro, e poi abbiamo una serie di misure che sono propedeutiche alle due riforme essenziali che andiamo a fare subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, che sono la riforma del consorzio di bonifica e la riforma strutturale appunto dei forestali. Un occhio di riguardo l'abbiamo avuto anche per il settore della pesca. Abbiamo rimpinguato il fondo di aiuto alle imprese, anche tenuto conto di alcune esigenze tipo gli affondamenti o i sequestri dei nostri natanti. Intensificati i controlli nel territorio di Palermo per evitare assembramenti di persone e spostamenti non consentiti in occasione delle festività pasquali. Vediamo. In occasione delle festività pasquali, il prefetto di Palermo ha stabilito le linee guida per coordinare le forze dell'ordine nell'attività di controllo del territorio. Oltre al pattugliamento dei centri storici della provincia, verranno predisposti posti di controllo sulle principali arterie intercomunali. Alcuni snodi strategici provinciali saranno presidiati per evitare che agli automobilisti che vi transiteranno per ragioni consentite si aggiungano automobilisti non autorizzati. I servizi saranno assicurati dagli equipaggi delle forze di polizia di spiegati presso le principali arterie cittadine, lungo gli assi viari più importanti, litorali, parchi e ville comunali. A Palermo oggi, domani e lunedì sarà vietato ai pedoni di accedere al Parco della Favorita, lungo tutto il litorale costiero, da Sferacavalla ad Acquale Corsari al Foro Italico e a tutte le ville comunali ed aree verdi aperte al pubblico. In occasione della ricorrenza della Pasquetta, tradizionalmente caratterizzata da gite scampagnate fuori porta, che quest'anno non potranno avere luogo, pattuglie del reparto a cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le aree verdi del capoluogo insieme ai carabinieri forestali muniti di drone in aree come il Parco della Favorita e la riserva naturale di Monte Pellegrino. Dall'alto l'occhio vigile degli elicotteristi del reparto volo della Polizia di Stato, dei carabinieri di Palermo e del reparto volo della Guardia di Finanza, in costante contatto con le centrali operative, vigileranno sull'intera provincia. Inoltre sarà intensificata la vigilanza al porto, in aeroporto e nelle stazioni ferroviarie, anche da parte degli agenti della Polizia di Frontiera Marittima. Ulteriori controlli nel capoluogo in provincia saranno assicurati dagli equipaggi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale di Palermo e delle polizie locali dei comuni della provincia. Collaboreranno anche i volontari della Protezione Civile, muniti di dispositivi sonori per invitare al rispetto delle disposizioni volte a contenere il contagio. Rilevante l'impegno delle forze di polizia e in particolare dell'Arma dei Carabinieri sui comuni in zona rossa Ciminna, Mezzoiuso, Ventimiglia di Sicilia, San Mauro Castelverde, Borgetto Caltavuturo, Trabia e Partinico. La Pasqua è l'origine della Chiesa, a dirlo il vescovo di Cefalù. Questo è un tempo di speranza, ha continuato Monsignor Marciante con riferimento alla pandemia, dal quale trarre una grande lezione. Per tutta la cristianità la Pasqua rappresenta la sua origine, l'origine della Chiesa. Cioè non si comprende, non si può capire la Chiesa senza la Pasqua, che sarebbe la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto ha avuto origine da lì. E secondo l'immagine che ci è stata trasmessa, proprio sulla croce è nata la Chiesa, o dalla croce.
da quel costato di Cristo aperto, da dove scaturirono acqua e sangue. Quindi è da questo mistero di passione, morte e risurrezione che nasce la Chiesa. E da lì, da questo, specialmente dal triduo pasquale, nel triduo pasquale, noi riviviamo tutti i misteri e i doni che ha ricevuto la Chiesa. Dal dono appunto dell'Eucaristia, il dono del sacerdozio, il dono dello Spirito, cioè tutto è scaturito da questi misteri. Per cui se noi togliamo la Pasqua ai cristiani, alla Chiesa, noi togliamo la vita. La Pasqua è la vita della Chiesa. Senza Pasqua non possiamo vivere. E quest'anno almeno celebriamo la Pasqua con la presenza del popolo. E la Chiesa senza il popolo, anche lì, come Chiesa senza Cristo non esiste, ma non esiste neanche Chiesa senza popolo. Per cui la presenza del popolo di Dio è la nostra vita, è la nostra forza, è l'identità della Chiesa. La Chiesa è il popolo di Dio. Vogliamo lanciare un messaggio di speranza, perché tutto in questo periodo ci parla di malattia, di morte, di ospedali. Ecco, noi vorremmo dire che questo è un tempo di speranza. Sono certo che ne ricaveremo una grande lezione da questa esperienza e saremo in grado, con la forza di Dio, di saper volgere il male in bene. E sta qui l'onnipotenza di Dio. Il male l'ha trasformato in bene, la morte l'ha trasformata in risurrezione. Quindi spero che in modo particolare i siciliani sappiano cogliere questo momento. A Belmonte Mezzagno, un pranzo di beneficenza per i poveri in occasione della Pasqua. La distribuzione dei pasti è stata curata dall'associazione di volontariato Amore e Carità. Oggi è una giornata importante perché abbiamo fatto un bellissimo pranzo per circa 200 persone in tante associazioni di bambini e persone anche che hanno un grande bisogno di questo amore. Io sono sempre presente perché ho questa grande voglia di farlo in questo momento di grande tristezza che stiamo attraversando tutti, e non vedo il motivo perché non farlo questa cosa, che domani è Pasqua, e dare questa grande gioia a queste tante persone. Devo ringraziare tutte le aziende che hanno collaborato, dal mio carissimo amico Massimo Carollo, Dolce Carollo, che ha contribuito tantissimo con i suoi dolci. Noi abbiamo contribuito con tutti i pasti e tante altre ditte hanno contribuito a darci le uova di Pasqua, che ora Alessandro lui li può menzionare, che li conosce meglio di me. E che dire, una buona Pasqua a queste persone, e noi quando lo possiamo fare questo gesto d'amore lo faremo senza dubbio tutte le volte che lo possiamo fare. Oggi siamo qua con Carmelo Griscione per cucinare per tantissime persone. Io avevo nel mio desiderio di offrire un dolce per i poveri della chiesa di San Francesco in via dei Cipressi, e così è stato. Il signor Carollo ci ha regalato i dolci per la mensa. Carmela ha cucinato e tante persone hanno collaborato con noi. Dio ci ama e ci ama attraverso tante persone. Questo è un periodo molto, molto critico, molto brutto per le persone. C'è tanta sofferenza e noi ci stiamo cercando in qualche maniera per dare un sorriso, un sostegno, fare capire che non sono da soli. Ma ci siamo noi con Gesù che li stiamo accompagnando in questo bellissimo evento. A Corleone i carabinieri hanno confiscato beni per un valore di 1,5 milioni di euro al boss Calogero Lobue. I carabinieri della compagnia di Corleone hanno dato esecuzione a un decreto di confisca beni emesso dalla prima sezione penale, misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, a carico di Calogero Lobue, fratello di Rosario, già ritenuto capo del bandamento mafioso di Corleone.
Calogero Lobue era stato condannato nel 2007 a 8 anni di reclusione per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Corleone e della catena di fiancheggiatori per la latitanza di Bernardo Provenzano. Il provvedimento giunge a conclusione di una complessa attività investigativa della compagnia che, dopo aver depotenziato il vertice e gli assetti del mandamento di Corleone con le operazioni Patria, All Stars e Grande Passo, con contestuali sequestri di beni a carico dei locali capi mafia, ha consentito in osmosi con il raggruppamento operativo speciale di tracciare il patrimonio illecito occulto riconducibile allo Bue. Il tutto sotto le direttive impartite dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Il valore stimato dei beni è di 1,5 milioni di euro. Si tratta di un'abitazione, un magazzino a Corleone, 5 appezzamenti di terreno a Monreale, tutti di proprietà di Calogero Lobue, nonché di 23 appezzamenti che si trovano in entrambi i comuni intestati al genero. Ancora cronaca, scommesse clandestine, multe per violazione delle norme anti-Covid, 4 persone denunciate dai finanzieri di Messina. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di 3 distinti interventi in materia di giochi e scommesse, hanno denunciato 4 persone alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e contestato violazioni amministrative nei confronti di 12 avventori per violazione delle norme anti-Covid. I controlli coordinati dal gruppo della Guardia di Finanza di Milazzo sono stati eseguiti a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La prima ispezione ha riguardato un'associazione ricreativa culturale della città del Longano che abusivamente esercitava l'attività di raccolta di giochi in quanto priva di autorizzazione di pubblica sicurezza. Il titolare è stato segnalato alla procura per aver esercitato l'esercizio del gioco in assenza di autorizzazione. Trovate numerose persone intente a giocare, 12 di loro sono state multate per il mancato rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19. In un secondo intervento, le fiamme gialle della tenenza di Barcellona hanno sorpreso all'ingresso di un'edicola un avventore con in mano la ricevuta della giocata appena conclusa. È stato così accertato che il titolare avesse agevolato la raccolta di scommesse su eventi sportivi tramite siti non autorizzati al gioco in Italia. Anche in questo caso il responsabile è stato segnalato alla procura per il reato di raccolta di scommesse senza la prevista autorizzazione dei monopoli. Analoghe violazioni sono state contestata alle fiamme gialle della compagnia di Milazzo in un internet point che funzionava da centro di raccolta e gestione di scommesse clandestine per conto di allibratori esteri. Il titolare e un suo collaboratore sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per la raccolta abusiva delle scommesse e per l'esercizio del gioco d'azzardo, con contestuale sequestro di 3 computer e annesse stampanti. A Palermo, in giro con l'auto e 2 chili di cocaina durante il coprifuoco, arrestato un 41enne a Brancaccio. Dopo il sequestro dello stupefacente, i militari hanno perquisito casa sua trovando altri 13 grammi della stessa sostanza. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 2,3 kg di cocaina rinvenuta a bordo di un'autovettura sottoposta a controllo nel quartiere di Brancaccio. Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli del territorio, volti anche alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella notte tra il 30 e il 31 marzo scorso una pattuglia delle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo ha proceduto al controllo in orario di coprifuoco di un veicolo condotto da un 41enne residente a Partinico che non ha saputo giustificare la sua presenza per strada oltre l'orario del coprifuoco. La reazione nervosa dell'uomo ha fatto insospettire gli agenti che hanno così perquisito l'auto trovando al suo interno 2,3 kg di cocaina occultata in panetti di plastica. I militari hanno proceduto alla perquisizione della casa del 41enne fermato trovando anche lì 13 grammi di droga nascosti dentro una casacca sportiva in un armadio. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato e portato al carcere Pagliarelli di Palermo. Ieri sera a Palermo è stata celebrata la giornata mondiale dell'autismo. Davanti al Teatro Politeama una delegazione di famiglie ha lanciato 300 palloncini blu, il colore scelto dalle Nazioni Unite. Presenti anche una delegazione dell'esercito italiano con diversi esemplari di cavalli, un primo passo nella direzione di una collaborazione con Parlautismo Onlus e il Comune di Palermo per costruire percorsi di riabilitazione attraverso l'ippoterapia e l'interazione tra gli animali e le persone autistiche.
Una giornata mondiale diversa nella forma e nell'organizzazione, ma anche quest'anno il cuore pulsante del 2 aprile parte da Palermo. L'abbiamo voluto con forza, l'hanno voluto le famiglie per spezzare la solitudine in cui questa pandemia ha fatto sprofondare tante condizioni di tante famiglie che vivono l'autismo, diritti, rivendicazioni, obiettivi da raggiungere. E da quest'anno vorremmo essere anche noi, far parte di questa serie di iniziative che coinvolgono l'associazionismo e le istituzioni, il comune e l'esercito. Quest'anno infatti è nostra intenzione portare avanti una forma di collaborazione che ci vedrà impegnati nelle attività di ippoterapia all'interno della caserma Cascino. Avendo a disposizione i cavalli al nostro interno, vorremmo iniziare una serie di corsi volti appunto alle persone di Palermo e della provincia di Palermo che hanno bisogno di poter avvicinarsi all'ippoterapia. E noi siamo qui per questo, fieri di poter essere al servizio della nostra gente e tra la nostra gente. Ci saranno 30 famiglie che simuleranno il volo di tanti palloncini azzurri, anche perché rispettando l'ambiente non faremo volare questi palloncini, e sarà una giornata mondiale proprio perché l'abbiamo voluta mondiale e perché Palermo si sta dimostrando molto attenta non solo al tema dell'autismo, ma soprattutto risulta la città che è culturalmente più preparata, più pronta rispetto a tutte le altre, tant'è che è la città d'Italia più ambita proprio per la promozione e l'informazione dell'autismo. Speriamo soltanto che questa pandemia, questa situazione passi presto. Nel frattempo noi siamo fiduciosi, appunto cerchiamo di mettere delle pezze laddove ci sono mancanze. Non è la giornata per l'autismo, è la giornata per la consapevolezza che l'autismo esiste ed è un modo per ricordare che chi ha questo disturbo rispetto appunto all'autismo deve essere aiutato a comunicare, a interagire, a rapportarsi, e questo non può essere soltanto affidato ai genitori o ai familiari più stretti, ma deve essere un modo di essere della scuola, un modo di essere della strada, degli impianti sportivi, un modo di essere della città. E quindi essere qui per me è un modo per dire che al di là delle difficoltà di comunicare, di interagire, noi vogliamo che non manchi per noi. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News. Da tutti noi, auguri di una buona Pasqua.